buona domenica 8 gennaio, amiche e amici bianconeri che vi seguite sul canale. Bentrovati. Il giorno dopo la vittoriosa gara casalinga contro l'Udinese ed alcune considerazioni in proiezione futura della nostra Juventus sono il contenuto del video di quest'oggi. Ma prima di svilupparlo, come sempre voglio invitarvi, essendo 4 le unità mancanti a quota 15.000, 4 unità. Quindi se siete dei frequentatori del canale, se amate disquisire sulla vecchia signora, lasciare i vostri commenti e non siete iscritti, fatelo, azionate la campanella delle notifiche, mettete like al contenuto in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostro gradimento. Il giorno dopo che cosa ci lascia? Ci lascia una Juventus, ancora una volta non una bella Juventus, ma posso dire una buona Juventus. Una buona Juventus che ancora una volta ottiene bottino pieno. Sono 8 risultati, 8 vittorie consecutive, sono 8 partite consecutive senza subire gol e sono 12 giornate su 17 senza gol subiti per la Juventus. Un record straordinario in una stagione iniziata davvero nel peggiore dei modi, che stanno ad indicare quanto il pragmatismo di Massimiliano Allegri abbia avuto forte influenza sul gruppo, anche al cospetto di considerazioni, quelle ad esempio del sottoscritto, che lo volevano sollevato dall'incarico dopo la nefasta trasferta di Monza. Ero molto curioso e credo che lo stato emotivo post gara di ieri sera probabilmente lo abbia sostanzialmente fatto emergere, e mi scuso tra l'altro se nell'esposizione dell'analisi post gara ho commesso diversi strafalcioni. Ma ero molto curioso tra l'altro di vedere come lo stadio, come il mondo del calcio avrebbe risposto alla scomparsa di un calciatore che secondo me davvero ha unito tutte le tifoserie d'Italia, ha unito tutte le tifoserie delle squadre per le quali ha compiuto gesti importanti, dalla Cremonese alla Sampdoria, alla Juventus, alla Nazionale e al Chelsea. Un giocatore davvero straordinario, un calciatore di tutti, uno sportivo di tutti. E nella tristezza enorme della sua scomparsa è stato meraviglioso vedere veramente l'unità di tutte queste tifoserie, di tutte queste persone, ma anche delle società di calcio che hanno voluto riconoscere a Gianluca un giusto tributo. Davvero emozionante il commento pre-gara di Gianluca Pessotto, davvero emozionante il video che ho visto di Gianni Balzarini, davvero bellissimi servizi dedicati a Gianluca Vialli, Federico Casotti su DAZN, insomma rischio di dimenticarne tanti, ma è tutto quello che Vialli meritava e che è stato per noi, e quindi tutto questo dimostra la sua infinita grandezza, non solo come sportivo, ma come, non solo come calciatore, ma come uomo. Venendo alla gara di ieri, ho letto i vostri commenti, è indiscutibile ed è anche comprensibile il malcontento sulla qualità della prestazione, ancora una volta, che non la si può definire una bella prestazione. È altresì vero, come dicevo prima, che una squadra che ha passato l'inizio di stagione, che ha passato la Juventus, che doveva gioco forza ricompattarsi e trovare una via d'uscita alla situazione pessima nella quale si era cacciata, ha trovato sicuramente nel pragmatismo del suo allenatore e nella compattezza del gruppo il modo per venire fuori. 8 giornate consecutive senza subire gol, al di là delle 8 vittorie, sono l'indice di quanto il lavoro di Massimiliano Allegri a livello di compattezza di gruppo, tralasciando quella che è evidentemente la qualità del gioco, sono un risultato importante e sono sotto gli occhi di tutti. E per quanto ancora una volta, anche nella giornata di ieri, possano essere state discutibili alcune scelte, sia magari di giocatori, sia di impostazione tattica, godiamoci questa 8ª vittoria consecutiva. Ho letto commenti di chi è stufo di guardare la Juventus. Io davvero prendo con retorica la frase nella gioia e nel dolore. Troppo facile quando tutte le cose vanno assolutamente bene e tutto quanto gira come assolutamente vorremmo salire sul carro. Io credo che bisogna restarci, criticare legittimamente perché è legittimo farlo, però penso che in questo momento criticare una squadra che ha fatto la risalita, che ha fatto la Juventus, che si trova a meno 4 virtualmente in questo momento dal Napoli, che deve giocare ancora a Marassi, un Napoli che è ripartito post stop mondiali, non nel migliore dei modi contro l'Inter, quindi sono curioso di capire con la Sampdoria che tipo di partita giocherà, se sarà il Napoli debordante della prima parte di stagione, se sarà il Napoli in difficoltà vista con l'Inter.
E mancano alla Juventus 2 punti derubati contro la Sampdoria, lo sottolineiamo una volta di più, perché ad oggi staremo a parlare di un campionato ancora differente. Ma bisogna guardare avanti, bisogna guardare in faccia la realtà che ci dice in questo momento Juventus a meno 4 e che venerdì ci dice Juventus ospite al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Lì probabilmente capiremo, nonostante mancheranno ancora oltre un girone, quindi ancora 20, se non sbaglio, partite, 20, 21 partite, 20 partite, alla fine del campionato, capiremo probabilmente ancora di più di che pasta siamo fatti e di che cosa dovremo aspettarci in proiezione immediatamente futura. In questo futuro che cosa c'è? C'è una dirigenza che dovrà insediarsi per il 18 di gennaio con l'ufficialità del nuovo CDA, una dirigenza che da lì in poi eventualmente potrà pensare al residuo parte di mercato invernale per andare a rafforzare una rosa che, a mio modo di vedere, con il recupero di tutti gli effettivi potrebbe già essere abbastanza competitiva, così fatto salvo che certamente sulla destra manca qualcosa, perché McKennie obiettivamente lo ha dimostrato una volta di più, non è un quinto. McKennie va in difficoltà, Cuadrado ha raggiunto un pochino forse il capolinea della sua avventura in bianconero, e allora forse lì si potrebbe intervenire, ma fino al 18 sappiamo che nulla sarà fatto, e soprattutto dal 18 con l'insediamento della nuova dirigenza, chissà, potrebbero cambiare anche i piani futuri rispetto a quelli che abbiamo raccontato fino a ieri. Di certo non cambierà la posizione di Danilo, che mesi addietro, in tempi non sospetti, anche su Twitter fui attaccato perché io, che insignii della fascia di capitano Danilo, perché reputavo avere l'atteggiamento giusto, essere l'uomo che il gruppo avrebbe dovuto seguire per uscire dalla situazione difficile, in tanti mi dissero: se la Juventus deve ripartire Danilo o deve considerare Danilo il proprio capitano, evidentemente la Juventus è caduta in basso. Premesso che bisogna disconnettersi da quella che era la Juventus 2015-2017, fatta di grandi campioni, bisogna essere realisti e guardare avanti, partendo da dove siamo in questo momento. Io credo che Danilo, che io stesso sicuramente non elogiai al suo arrivo alla Juventus, ho avuto modo di ricredermi, credo che invece Danilo sia uno di quegli elementi fondamentali dai quali un gruppo non possa prescindere. E il rinnovo di contratto per lui, a prescindere dall'insediamento della nuova dirigenza, è cosa praticamente definita, o meglio, contatti sono continui, è cosa praticamente definita, nel senso che c'è l'assoluta volontà della dirigenza e del giocatore di prolungare questo matrimonio, che deve assolutamente essere prolungato. Situazione Cuadrado, non ho notizie nuove, io credo che sia giunto al capolinea e quindi sarà l'ultima stagione quella di Cuadrado alla Juventus. Rabiot si è detto, e ve lo ripeto, ritengo difficilissimo, se non impossibile, un suo rinnovo per i bianconeri, un po' perché le cifre chieste dalla madre agente sono fuori portata per la Juventus, che per volere di Massimiliano Allegri sta facendo di tutto e di più per convincere Rabiot a prolungare il proprio contratto con i bianconeri, giocatore che lo ha detto più volte, è attratto dalla Premier e penso che lì andrà a finire. Situazione Alexandro, ultimo giocatore del quale voglio fare una valutazione, una considerazione e una riflessione insieme a voi, giocatore che si è detto più volte giunto anche egli al capolinea, contratto in scadenza da non rinnovare. Ma attenzione, perché al di là che cambia una dirigenza, al di là che possono cambiare le valutazioni precedenti con appunto la nuova dirigenza, c'è da valutare anche la posizione della società, che avrà diversi giocatori in uscita a parametro zero e che non potrà fare un mercato roboante andando ad acquistare chissà quanti giocatori. C'è una situazione ovviamente in divenire, per la quale la Juventus dovrà difendersi molto presumibilmente, che dovrà capire dove ci porterà prima di pensare a spese future sul mercato. Ma detto questo, troppi giocatori a parametro zero che poi andrebbero sostituiti può portare la Juventus a fare una valutazione su Alexandro, che nella nuova posizione di braccetto di sinistra sta offrendo performance sicuramente più all'altezza e tutto sommato confortanti. Capire che cosa vorrà fare Massimiliano Allegri la prossima stagione, se sarà lui, come presumo, l'allenatore dei bianconeri, e quindi in questo momento valutazioni in corso anche su un possibile prolungamento di una sola stagione a contratto, ovviamente ad ingaggio ridotto. Non è ufficiale, chiaramente, sto facendo delle valutazioni per capire se è la strada che la Juventus sta percorrendo. Lascio a voi ogni commento, ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve. E mi raccomando, iscrivetevi, mancano 4 unità a 4-15.000. Ciao.